Buongiorno a tutti per un altro consiglio del giorno da Capucin, dall'Italia, dalla bella Italia dove abbiamo 30-35 gradi all'ombra, quindi temperature africane. Buongiorno a tutti gli italiani, vicini e lontani, come dico sempre, a chi mi segue da qui, a chi mi segue oltreoceano, a chi mi segue dai paesi in lingua spagnola. Per un altro consiglio del giorno. Allora, il consiglio del giorno oggi, a grande richiesta, è un consiglio sui trilli. Come facciamo, ci approcciamo al trillo? Il trillo è una decorazione bella, bellissima, ma non sempre facile, e devo dire che le voci che hanno più facilità nel farlo sono le voci che hanno un vibrato un po' più stretto, come dire. Chi ha una voce importante o drammatica con un vibrato un po' più largo, in effetti ha più difficoltà. Beh, c'è un modo, però, questa è la bella notizia del giorno. Per approcciarci al trillo in una maniera un po' più semplice. Come facciamo? Allora, iniziamo subito partendo dal fatto di dare al pubblico l'informazione precisa delle due note che noi andremo a ripetere, e le ripetiamo in modo chiaro e inequivocabile almeno 4 volte, se non 6. Quindi oppure e poi cosa facciamo? E poi andiamo avanti con un vibrato molto largo, pensando alla nota superiore, un po' come se avessimo quel vibrato un po' molto, molto blando, molto largo delle persone un po' anziane. Quindi esageriamo questo vibrato, lo allarghiamo, pensando sempre alla nota superiore. Quindi riproviamo. E il pubblico, il cervello del pubblico, questa è la cosa buona, continuerà a sentire la ripetizione di queste due notine, che è quello che noi vogliamo. Questo è un trucco, una manovra per affrontare il trillo, insomma, e creare un trillo accettabile se in effetti abbiamo difficoltà a ripetere queste due notine, che non è una cosa da tutti, non è una cosa semplicissima, però questo piccolo artificio è accettabile. Questo artificio in effetti è quello che fanno praticamente quasi tutti i miei colleghi. Quindi vi consiglio di provare. Funziona! Quindi di nuovo. Ed eccolo qua. Quindi, se volete provare, provate, fatemi sapere se funziona, se vi ha aiutato. E con questo vi saluto dall'Italia, dove abbiamo circa 30-35 gradi all'ombra, temperature africane. Comunque, sempre felici di essere in questo bel paese del bel canto. Auguro a tutti una buona giornata e buon canto. E se vi piace il mio lavoro, seguitemi se volete sul mio canale YouTube o forse anche sulla mia fanpage. Un bacione dall'Italia, dalla bella e calda Italia, al paese del bel canto, a tutti da Capucin, e ci vediamo presto per un altro consiglio del giorno. Mi raccomando, state in salute e buon canto a tutti. Arrivederci!